Allora, Allora, siamo in diretta, adesso ci avranno aspettato, adesso vedrai come arriveranno di corsa. Allora, ci sono. aspettiamo sempre qualche secondo, io come sempre vado prima a vedere, devo vedere un po' di cose. Allora, innanzitutto vediamo se la diretta è partita, ma penso proprio di sì, numero uno. Poi vedo che c'è un sacco di gente alle porte che vuole l'iscrizione, andiamo a vedere chi sta. Eh sì, perché ho detto che si devono iscrivere qui. Quindi l'abbiamo fatti entrare, adesso vediamo la diretta, ovviamente eccola qui. Allora, abbiamo subito un buon pomeriggio da Monica Ferri, perfetto, quindi già qualcuno, adesso le altre che di solito ci sono mi diranno che siamo in ritardo. Sì, siamo in ritardo, ma dovete sapere, ve lo raccontiamo, che noi ci siamo fatte 10 minuti di chiacchiere. Nel backstage di questa diretta, perché insomma mi pare anche Luisa che ci siamo trovate sulla stessa lunghezza d'onda, Sintonia, sì. benissimo in sintonia. Allora, i commenti li vediamo, io li vedo, quindi ti dico di chi sono, se ci sono domande, eccetera, perché qui sulla pagina di StreamYard non si vedono di chi sono, però io li vedo sulla diretta sul cellulare. Luisa, non te l'ho detto prima, lo dico adesso. Se succede qualcosa alla diretta, esci e rientra Ok, dall'inizio, sì. quindi insomma, nessun problema. Allora, siamo qui per presentare questo libro qua e io voglio anche raccontare brevemente la genesi della mia idea. Perché, dice, come sei arrivata a sto libro? A questo libro ci sono arrivata da Il Covo della Ladra, con cui ormai la collaborazione a questo punto è a tutto tondo, seguendo quindi una diretta al Covo della Ladra di Marianna, e ho scoperto l'esistenza di Luisa e del suo romanzo. Allora, io anticipo subito che questo romanzo, come ho scritto prima, è un romanzo, io l'ho definito pieno, perché è veramente pieno di tantissime cose che sono vere, reali e che io non sapevo, perché non è che possiamo sapere tutto nella vita. Quindi ringraziamo invece i libri e gli altri autori che fanno ricerca e ci fanno sapere un sacco di cose anche tramite i gialli, i noir, e qui in questo caso i noir storici. Posso dire che, allora Luisa, la trama io di solito ci vado molto intorno senza entrarci troppo dentro, perché dobbiamo incuriosire i nostri, ovviamente, i nostri ospiti. Spero, sì. Ah, perfetto. Allora, Alessandra Angelini ci dice: ciao, purtroppo per ora posso solo ascoltare perché sto guidando. Non ti preoccupare, cara, vai tranquilla. Spero di arrivare presto. Libro bellissimo, avrei delle domande. Quindi, Oh, quindi preparati, perché è molto motivata. se non gliele anticipo io, ovviamente le avrà lei. Quindi, Alessandra, cara, tranquilla, noi ti aspettiamo. Allora, quello che volevo dire invece io, senza entrare nella trama, perché non ci entrerò io, ci lascio l'autore, l'apertura all'autore, la cosa interessante è il salto storico che Luisa fa fare a tutti i suoi personaggi e soprattutto al libro proprio in sé. Salto storico che va dagli anni 40, cioè nella Germania, negli anni 40 all'incirca, del 35-40, quindi fino alla guerra, e un salto ai giorni d'oggi. Salto temporale che poi alla fine, come finisce, non ve lo diciamo, perché logicamente non ve lo dobbiamo dire. Però la prima domanda che mi è venuta in mente leggendo, ed è quella che proprio mi ha più, come dire, non tanto incuriosito, ma quella che mi colpisce di più è, innanzitutto, da dove nasce l'idea per arrivare a questo romanzo, e subito dopo quanto ti ci è voluto, perché qui c'è una ricerca storica non indifferente. Bella domanda. Allora, innanzutto ringrazio Livia per questo invito. Ma mi sentite? Perché io Sì, sento un po' di vai. eco. Io E sento. anche per l'attesa del pubblico che vedo è numeroso, però so, è importante, come si dice, pochi ma buoni. Diciamo, a volte si incappa in un argomento che non è che stavo esplorando.
espressamente cercando una storia così difficile, perché una storia difficile, ecco, tu l'hai letta, magari ti sei resa conto, è molto complesso rimanere equidistanti, no? Da un fatto, cercando di raccontarlo per come può essere andato, non dicendo troppo, perché magari i documenti non ci sono, non dicendo poco, non travisando quello che è stato, e quindi è diciamo, un lavoro quasi alchemico, no? Di equilibrio tra le componenti di fiction e le componenti storiche. Io in realtà, studiando, io mi interesso di storia del femminile, storia delle donne, e avevo così anche una mia curiosità, poi personale come donna, di vedere quali fossero state nel corso della storia le forme di solidarietà tra le donne, perché di solito si dice le donne sono competitive, si fanno la guerra, le donne non si sopportano, insomma, un po' questo modello che ci viene attribuito. Mi andava di smontarlo dal di dentro, e in effetti dalla Bibbia in poi, in realtà, diciamo, i rapporti femminili, anche solidi, fatti anche contro una forma di controllo di potere maschile, ci sono stati. Ecco, in questo caso ho trovato delle donne che si sono ritrovate insieme in un contesto molto difficile, la massima espressione del potere maschile, il totalitarismo, no? Il nazismo tedesco, penso. Che ne ha rappresentato l'aspetto forse più terribile, e quindi rimanere autentiche, mantenere la propria identità anche come donne, magari non lasciandosi andare a quelli che erano gli stereotipi del regime, è stata una sfida. Ora, le donne di cui ho raccontato, di questa società che compaiono nel libro, di cui la protagonista indiscussa fu Maria Orsic, sono donne che avevano poteri particolari, erano comunque in grado di fare anche esperienze medianiche particolari. Però non sappiamo, e questo secondo me è l'aspetto anche intrigante della storia, in che misura si sia realizzato il loro collaborazionismo, cioè sono state vittime di una manipolazione, anche perché questa società deriva dalla Thule che esisteva prima, ecco, diciamo, hanno assecondato quelli che erano obiettivi, come dire, maschili, esterni, o hanno partecipato attivamente perché volevano attraverso questa scelta ottenere altro, anche andando al di là degli obiettivi di questo regime. Ecco, questa ambiguità, oddio, mi si è attivato il telefono. Anche questa ambiguità, secondo me, era bella da esplorare. Ecco, quindi non so se ho risposto alla tua domanda. Assolutamente sì, per carità, come giustamente detto, è un libro complesso. Forse almeno io non sono abituata, diciamo, mea culpa. Quindi quando mi trovo di fronte invece a dei libri così mi scattano tutte le curiosità del caso. E scoprire soprattutto è stato un po' un shock, in realtà, scoprire l'esistenza di questa sorta di massoneria al femminile, Sì. no? L'Avril, quando magari. C'era anche Sai, qualche uomo, che proprio tutte donne non erano, però sicuramente questa anche il fatto dei poteri che loro connettevano alla lunghezza dei capelli, diciamo, alcune pratiche sono proprio innestate su un esoterismo spiccatamente femminile, che poi questi sono argomenti tabù di cui non si parla mai. Io mi sono anche resa conto che alcune persone sono quasi spaventate perché sentono esoterismo, pensano alle streghe, alle celebrazioni più, insomma, infami. Ecco, qui non c'è niente di tutto questo. Questo, ci tengo a dirlo se qualcuno lo volesse leggere, perché siamo su un tutt'altro piano, diciamo, c'è più che altro un'ideologia di supremazia razziale, c'è un discorso proprio più inerente a quelle che sono le radici occulte del nazismo anche in relazione al pangermanesimo, e qui direi la massima espressione in Italia dello studio di questo argomento è stato Giorgio Galli, che purtroppo, ecco, è scomparso di recente, però ci ha lasciato l'ultimo saggio che lui ha scritto, ha ripreso tra l'altro questo argomento del Vril. Ecco, quindi ci sono alcune cose mie, chiaro, di fiction, però ci terrei a dire che il Vril in sé per sé non è una mia invenzione romanzesca. no, Ecco. è quella la cosa straordinaria, cioè quello che porta alla curiosità. Innanzitutto basta digitare ormai su internet in un modo, in un attimo, e capisci immediatamente, Sì. leggi perché ci sono le documentazioni e quindi capisci subito che non è la parte romanzata. La parte romanzata è altro.
E invece quanto è importante, non so adesso come dirlo di preciso, quello che mi ha lasciato di più è pensare che noi siamo abituati a scuola a studiare determinate cose che non ti portano logicamente a pensare che c'era tutto un sottostrato, cioè tutte altre cose intorno al nazismo, a Hitler o ai personaggi, no? Alle SS, eccetera, eccetera. Invece c'era una cosa parallela, altrettante cose, come poteva essere appunto l'esoterismo o addirittura la ricerca di quelli che erano gli alieni, sono cose che c'erano e che non studiamo, e che se non c'è qualcuno invece a stuzzicarci la curiosità non sapremmo mai. Quindi anzi, grazie a te che realizzi un romanzo noir, ma che è assolutamente storico e reale, perché sì, la sua parte non romanzata è reale. Infatti il thriller, diciamo, che aiuta anche nell'avvicinare, cioè è una struttura intrigante, no? C'è il desiderio di sapere chi è l'assassino, che cosa sta succedendo, perché come dicevi tu all'inizio c'è l'investigazione moderna dell'oggi che riguarda l'Interpol, questa giovane donna ebrea che è Sarah Wolner, che sta in piena crisi esistenziale e che quindi deve cercare anche di fare un po' i conti con se stessa, oltre che con questi omicidi. Il lettore viene quindi trascinato suo malgrado, io spero, dentro gli argomenti che magari non si aspettava, e quindi scopre una versione della storia assolutamente alternativa. Però ecco, alternativa non significa fiction allo stato puro, ecco, ci sono ovviamente tanti dati da esplorare. Del resto la bibliografia che io ho messo in appendice ha proprio lo scopo magari di stimolare un'ulteriore ricerca, ecco, se qualcuno vuole appunto continuare a approfondire l'argomento può farlo a suo agio. Ecco, è importante però magari, ecco, io credo che il libro possa fare questo, magari un thriller, una bella storia gialla in cui comunque tu sei lì che giri la pagina cercando di capire cosa sta succedendo, possa anche farti familiarizzare con aspetti della storia di solito censurati, ecco, perché qui proprio di censura si tratta. Come dico io all'inizio, a volte far passare per leggenda metropolitana, per fantasia, un dato è il modo migliore per cancellare la storia, perché se è una cosa, no? Come dicevi, gli alieni, se l'alieno è presentato come l'omino verde con gli occhioni grandi, no? Come un'allucinazione, la gente si spaventa e dice no, piuttosto che farmi prendere per pazzo, non ne parlo. Ecco, questa è una forma di censura molto insidiosa, quindi il thriller da questo punto di vista ci permette magari anche di riappropriarci di questi contenuti. Sì, infatti in realtà sto scoprendo che negli ultimi periodi mi piace molto invece questa commissione di storico e noir, thriller o comunque la parte romanzata, perché ci permette di avvicinarci invece alla storia tutta. Faccio l'esempio di Matteo Strugula, anche se non è noir, sì, ma io l'ho portato comunque, lo continuerò a portare a Noir in Villa, perché è riuscito a farmi riscoprire una parte soprattutto enorme della storia del Rinascimento, sì, che non si studia e che uno non sa solo a grandi linee. Cioè, ovvio, la famiglia dei Borgia, ok, sai che c'era Papa Borgia, ma tutte le cose che lui è andato a ricercare, quindi come anche nel tuo caso, che sei andato a ricercare un mondo di cose che hai inserito dentro il romanzo, restituiscono al lettore una visione di tante cose che uno non sa, e quindi poi a quel punto eleva anche il romanzo che si legge, che è quello che dico sempre io. Non è che leggiamo Gialletti, perché devi sapere, cara Luisa, che io sono stata tra virgolette accusata di realizzare questi pomeriggi, non solo questi ma anche quando li realizzavo in presenza, tanto per perdere tempo, così, da passatempo. Invece i libri come i tuoi sono quelli che restituiscono invece la risposta a questo modo di vedere il mio fare, dicendo che invece poi ci sono per fortuna romanzi del genere che non sono il romanzetto, no, che ti fa passare il tempo, quello da sotto l'ombrellone, ma viva Dio, qui c'è la storia. No, quindi non è più un romanzo e basta, non è più un gialletto e basta. Sì,
È un romanzo Hai colto storico. l'aspetto, sì, allora, mi piace molto che tu, vabbè, non, del resto è ovvio, visto la competenza della tua lettura, però mi piace che tu dica questo, perché in effetti io sempre quando scrivo non mi limito a raccontare una storia, cioè faccio di questa storia una sorta di specchio, anche a volte deformante, o forse più accurato nel registrare la realtà, ma in modo che il lettore si ponga degli interrogativi sulla realtà e possa vederla in maniera nuova. Ecco, sono da questo punto di vista i romanzi visionari. Credo che il mio sforzo sia quello di dare al lettore ciò che io cerco come lettrice. Cioè, quando chiudo un libro voglio che sì, mi rimanga una storia, però voglio una percezione diversa del mondo, qualcosa che mi abbia fatto pensare, ah, ma io no, a questo aspetto, a questa idea, a questo discorso non c'ero arrivata. Ecco, quindi un arricchimento che viene dallo straniarsi, dall'entrare in contatto con qualcosa di nuovo. Cioè, io cerco questo. Purtroppo, permettimi di dire anche questo, in Italia siamo abituati anche a un giallo, a un noir un pochino più provinciale, un ambiente anche più accomodante per i lettori, quindi una realtà che conoscono più italiana e sempre. Infatti, il mio primo romanzo, per esempio, non era ambientato in Italia, poi abbiamo cambiato per motivi, insomma, editoriali l'ambientazione, con grande anche guadagno del testo, però ecco, era proprio faticoso inserire nel contesto italiano proprio la trama di quel libro. Ecco, a volte c'è anche da dire questo. L'Italia si presta a dei racconti, secondo me, forse un pochino più intimistici o. Vabbè, quei grandi casi, no? Gli affari di Stato, la mafia, quelle situazioni. La via di mezzo, un po', ecco, inesplorata, quella delle inquietudini che poi sono magari forse più nella letteratura americana, da noi stenta forse un po' a calarsi nei contesti di riferimento dell'Italia di oggi, ecco. Almeno io ho un po' Beh, questa impressione. io dico ci sono varie correnti, perché poi alla fine tu, se sento un discorso del genere, io prendo sempre ad esempio Massimo Carlotto, che sicuramente è quello che utilizzando l'hard boiled poi alla fin fine, quindi Infatti. non è nemmeno il noir, logicamente, ma è sul riportato su quella che può essere una linea noir, però è quello che ti riporta è proprio il tabù delle società, cioè quello di cui è meglio che non pensiamo, e invece lui ci riesce magistralmente, e lo dico sempre, perché riesci a leggerlo e anche a riflettere su quello che ti sta succedendo intorno, quindi dipende, no? Ci sono varie cose. Poi viva Dio anche ogni tanto il librettino, per carità, perché abbiamo anche bisogno di, come dire, io dico sempre ogni tanto qualche cosa un po' più semplice fa bene al cuore, perché la leggo anche volentieri, perché ho bisogno, no? Un attimo di Ma lui stemperare. forse perché vedi, lui ci riesce perché gli anche possi cioè, ha uno stile molto anche, si è forgiato uno stile molto, è proprio ecco, identitario nello stile, una forza anche che salva da quel punto di vista, no? Io dicevo proprio la realtà geografica che a volte crea. Vabbè, qui nel mio libro c'è un po' di Roma, di Berlino, c'è un po' di Est Europa, quindi diciamo ci sono varie coordinate. Sì, è già Internazionale. europeo in suo, no? Sì. Andiamo da Kiev a Vienna, tornando a Roma, eccetera, eccetera. Però Quindi, perciò no, vedi, ho è dovuto bella anche questa, scegliere, è questo però europeismo. questo è stato bello, però per me confrontarmi con l'Interpol, perché devo dire che l'Interpol è un ambiente investigativo che non conoscevo benissimo nelle sue dinamiche, però si prestava perfettamente per raccontare una storia con questo respiro, non so, un po' più europeo. E devo dire che mi ha anche permesso una dinamica che di solito nell'investigatore classico, o se si sceglie un corpo di polizia specifico, e così fa più magari difficoltà a inquadrare. Qui ho potuto veramente spaziare, ho toccato un po' tutte le forze dell'arma, mi sono anche un po' divertita a giocare con gli scambi di identità, le crisi di identità, però è importante, ecco, far conoscere anche questo al lettore. Mi hai fatto venire in mente effettivamente le crisi di identità che i poveri carabinieri potrebbero avere con la Guardia Forestale. Vabbè, poverini. Cioè, doveva essere Guardia Forestale, sono Sì, diventati carabinieri. Vabbè, insomma. Senti,
Senti, visto che ci siamo, allora c'è già qualcosa, no? Stavo leggendo, se mi vedi a testa bassa guardo il sì, telefono. Sì, perché quindi allora, no, mi dicevano che alcuni aspettavano di essere la tua guarda, io ho fatto entrare un po' di gente, aspetta, io ogni tanto se mi vedi perché vado sulla pagina... No, mi dicono che alcuni non riescono a entrare per l'iscrizione. No, ogni tanto vado a vedere. Allora, ti chiedono... Volevo sapere, ci dice Antonella Porena, il fatto che Sara sia, aspetta che te la faccio leggere, il fatto che Sara sia di religione ebraica è stata una scelta precisa? Sara è la protagonista, così lo diciamo. Sì, la protagonista delle... Sì, è stata una scelta precisa che ha una... ha un po' il profondo significato alla fine della lettura complessiva del libro, ma volevo, ecco, secondo me molte volte si parla dell'ebraismo nel passato, ecco, mi piaceva vedere quanto magari questa identità culturale potesse essere destabilizzante, tra l'altro per un'ebrea di oggi che la rifiuta, perché Sara appartiene a una famiglia molto ortodossa, molto inquadrata, ma lei non si vede in questi valori, diciamo, materni, in questo culto identitario di cui la famiglia invece è massima espressione, quindi per lei essere tra virgolette diversa, no? come donna, comunque in un ambiente molto maschile, essere anche diciamo un po' stretta nel proprio ruolo professionale, in più avere questa identità religiosa che lei non condivide fino in fondo, però sente, perché sente le radici della sua famiglia, l'appartenenza al passato con cui poi farà i conti, diciamo, nel libro. E quindi sì, devo rispondere che è stata una scelta, è una scelta assolutamente necessaria, ecco, per la storia. Allora, un po' ne abbiamo parlato, però la domanda te la rifaccio, magari la puoi, non so, rielaborare, però Alessandra Angelini, approfittando del semaforo rosso, per scrivere, ci dice «Non conoscevo il Vril». E mi domandavo quale fosse il confine tra fiction e realtà. Alessandra l'ha letto, quindi insomma è una delle domande che effettivamente possono arrivare, no? Perché c'è tanta ricerca, quindi magari uno un attimo può anche non capire dov'è quel confine. Allora, il Vril, se la lettrice vuole approfondire l'argomento, io rimando al mito del Vril, che è il testo che ho citato proprio in apertura, che è un testo dedicato completamente alla tematica. E ovviamente quando si parla di questo, le scuole di pensiero sono due, cioè questo per chiarezza lo dico, c'è chi rifiuta completamente questa impostazione un po' più esoterica e quindi tende a far ricadere la società luminosa, la loggia Vril, perché sull'esistenza, diciamo, non è questo il problema, ecco, il problema è capire cosa facesse questo gruppo di persone, quindi c'è chi tende a legarla magari a un discorso politico, quindi finiamo nel considerarla quasi un'associazione sindacale, no? Un gruppo ristretto, chiuso, che aveva delle idee di pangermanesimo, poi anche di rivendicazione sociale di un certo tipo. E poi sì, no, attraverso parecchie gradazioni arriviamo a chi considera questo un gruppo di persone dotate di poteri particolari che sono state anche usate appunto dal regime per ottenere scopi particolari. Questo non posso andare molto oltre perché svelerei un po' il finale, spoilererei ineluttabilmente la storia, però abbiamo delle conferme sul fatto che alcune cose nella storia della Seconda Guerra Mondiale sono andate magari in maniera diversa da come pensiamo, abbiamo delle conferme anche recenti e insospettabili. Io ho messo in appendice infatti un intervento di Laura Eisenhower, che è la figlia del presidente, dell'ex presidente americano famosissimo, che ha fatto delle dichiarazioni che hanno confermato non solo la partecipazione della società Vril ad alcuni progetti, ma quello che poi viene raccontato nel libro. Ecco, quindi dove finisca la storia, dove inizia la fiction, ecco, io dico la verità, ho solo giocato un po' con gli elementi naturali, ecco, non è che esista un Vril connotato come l'ho presentato io nel libro, in senso, diciamo così, dinamico, il fuoco, l'acqua, ecco, qui ho giocato un po' con elementi della tradizione esoterica, però il Vril in sé per sé come realtà energetica ha una sua storia e ha un suo spesso, come anche la società Vril, perché
ne esistono ampie tracce anche oggi, quindi basta soltanto approfondire l'argomento. Quanto ti sei divertita e quanto ci hai messo a realizzare un romanzo così? Divertita però tra virgolette, perché puoi far quadrare come si dice. No, ho fatto tante ricerche. No, guarda, la cosa terribile era cercare di veramente raggiungere l'equilibrio, cioè non dire oltre, non andare veramente verso la fantasia, non esagerare, però cercare anche di rimanere nell'ambito di quello che poteva essere detto, essere vero, cioè a un certo punto quando nelle biografie comunque, devo dire purtroppo non c'è moltissimo, la mia bibliografia si limita ai testi in italiano, giusto qualche testo in inglese, però devo dire che tradotto non c'è moltissimo su questo argomento, però quando comunque io leggo biografie accreditate che sono accaduti determinati fatti nella vita di Maria Orsic, per esempio, è chiaro che li devo raccontare, magari espungo gli aspetti più, no, che sembrano più finti, però le cose magari sono anche andate così. Ecco, quindi come lo racconto questo fatto, in che misura? Certo, la storia di base è una storia, è un thriller, quindi ho scelto io di dare questa connotazione. E devo dire che scrivere thriller mi piace perché mi dà la possibilità di anche scuotere, no, la visione della realtà tradizionale, ordinaria, che magari può avere chi ho di fronte, chi mi leggerà. E poi c'è anche un po' di ironia, ecco, che serve per sdrammatizzare, anche l'ironia mi diverte molto. E è stato molto difficile, certo, approcciare queste donne misteriose, come dicevo prima, un po' per la loro ambiguità etica, un po' anche perché non si sa quasi nulla di quello che poi c'è nel cuore delle persone, sapere che qualcuno obbedisce a un ordine che viene dall'alto, da parte di un gerarca, non significa sapere fino a che punto lo condivide. Ecco, in questo senso io ho rappresentato un po' il diniego, la ribellione nel personaggio di Sigrun, che è un personaggio molto più difficile da ricostruire, se vogliamo, di quello di Maria, perché su Sigrun veramente esiste quasi solo fiction, non esiste quasi nulla di attestato storicamente. E lei è un personaggio in cui io ho voluto proprio proiettare il male degli angeli, cioè la difficoltà di fare una scelta morale giusta. È il famoso, sai, il dramma di Antigone, no? Qual è la verità? Qual è il bene? Se la legge di uno Stato mi impone di fare una determinata cosa, io vado contro la legge per un senso di giustizia superiore. Comunque, ecco, in che situazione mi trovo? La legge è comunque, anche per quanto assurda, è quella di perseguitare il nemico, è quella di, cioè per lei l'ebreo deve essere un nemico. Ecco, il dramma di Sigrun è che per lei l'amica ebrea non è assolutamente un nemico e quindi da lì vengono fuori tutte conseguenze che la rendono anche ricattabile. Ecco, sono questi drammi morali, secondo me, quelli che poi illuminano dal punto di vista dello scrittore la storia, perché lo storico, io mi rendo conto, deve attenersi in maniera rigorosa ai documenti, quindi non può esplorare che cosa ci sia nel cuore umano, quale sia il senso di ribellione che può esserci in una ragazza che è costretta a obbedire a degli ordini che non ritiene giusti, ma magari non li ritiene giusti semplicemente per un senso inconscio, proprio istintivo di ciò che è bene e di ciò che è sbagliato. E poi c'è, l'avrai notato anche tu, questo tema del rapporto con la madre, cioè il rapporto che io cerco anche spesso di indagare, perché secondo me è un rapporto del femminile molto delicato, quello con la madre biologica, la madre, ecco, il rapporto anche con la madre adottiva, ecco, questi diversi meccanismi tra i personaggi, sono cose che in un libro storico non ci possono essere, però servono a capire la storia, a capire anche come si possa vivere dal di dentro una realtà scabrosa, come di fatto è un regime che costringe a fare degli atti terribili, ecco, contro il prossimo. La madre psicologica e la filosofia di Jung mi è fatto venire in mente, vabbè, incredibile. Evviva, spaziamo e finiamo veramente in psicologia e in psicanalisi. Però è quello, sembra A far psicanalizzare noi, ecco, essere. Mi hai detto magari quello? Beh, sì, assolutamente, la madre biologica se poi. ci piacciono queste storie, capito? Ci sprofondiamo in questi universi. Sì, però poi alla fin fine si ritorna sempre lì, cioè il discorso madre biologica.
rapporto inconscio e poi quello che definisce poi il rapporto concreto con il proprio genitore e anche col resto del mondo. Nel pensiero magico però, sai, l'archetipo è comunque molto importante, l'archetipo della madre è potentissimo, in un certo senso anche la Germania è stata una madre infame, una madre in piena crisi di identità, però in questo culto della nazione i tedeschi hanno proiettato parecchia della loro fragilità, quella fragilità che avevano accumulato dopo la prima guerra mondiale. Quindi io, quando ho finito il libro, mi sono accorta che il problema dell'identità non riguardava soltanto i personaggi, ma anche l'inquadramento di un periodo storico, anche tutta una nazione, tutto un popolo che aveva fatto l'errore madornale di seguire, no? Forse la persona più sbagliata nel momento peggiore della sua storia. Sì, che però logicamente è andato a parlargli alla pancia, quindi era riuscito tranquillamente ad ottenere il suo risultato, perché forse in quel momento gli ha dato quello che volevano, diciamo, no? Chi lo sa? Perché seguirlo in maniera così, cioè seguirlo proprio così, senza neanche rendersi conto, per la maggior parte di loro, che c'era qualcosa al di là di quello che gli faceva vedere ed era altro, significa che in quel momento quel qualcosa, cioè la razza ariana, tutti i grandi discorsi, era quello che volevano. Non lo so, non sono una storica, anche se io amo moltissimo quel periodo, ma lo amo storico, logicamente, non a livello politico, ma l'ho apprezzato dalla storia dell'arte, perché il mio unico esame, ma l'unico veramente fatto bene di storia dell'architettura, no, perché poi ho lasciato perdere, quindi insomma ho fatto architettura, ma ho capito a un certo punto che non era la mia strada, quindi ho lasciato perdere. Però gli esami di storia dell'architettura, la parte secondo me più bella in assoluto dopo il famoso Rinascimento, ci torniamo un attimo prima, è tutto il periodo architettonico sotto il fascismo di Mussolini. Non vuole essere riconosciuto da nessuno, non mi interessa. Però non è una questione di ideologia, ma è una questione di realizzazione di alcune cose che secondo me sono state fatte, concretamente fatte bene. Poi vabbè, lasciamo perdere. Ripeto, non c'è ideologia politica in questo discorso. No, però, come scusami, permettimi di dire, tu hai toccato un punto importante, infatti nel libro io ho cercato, anche calandomi in questa realtà, di farlo capire che a volte è facile giudicare da fuori, perché io trovo irritante, proprio da un punto di vista storico, quando si riduce la Seconda Guerra Mondiale, no, a dire vabbè, Hitler era pazzo. No, non è così semplicistica, appunto perché un popolo intero ha seguito un capo carismatico, quindi noi non possiamo cancellare, togliere, dare una lettura, ecco, così frettolosa. Allora, se c'è stata pazzia, è stata una pazzia che ha riguardato milioni di persone. Ecco, quindi dobbiamo allora interrogarci proprio sulle motivazioni di questa seduzione, come dicevi tu, cioè come è possibile, no, che un discorso anche così violento, così terribile, arrivi e trovi un consenso in tutte le classi sociali, trasversale, maschi, femmine, cioè così totale. Questa è la domanda che secondo me come esseri umani proprio dobbiamo porci. Ed è la domanda che in realtà ci salverebbe, cioè invece di andare contro, io dico sempre, invece di fare tante cose contro, bisognerebbe farne qualcuna pro, che era la battuta di un film, tra l'altro, di Nino Manfredi, con Nino Manfredi, e il film era, non mi ricordo adesso di chi, ma era una cosa carinissima con Enrico Montesano, che si intitolava il tenente dei carabinieri, sempre che io rimango con i carabinieri. Tu c'è, fedele all'arma, nei secoli fedele all'arma. Ma in una scena, sì, ma non ce l'ho in famiglia, però c'ho questa grande passione, e in una delle scene del film, lui, guardando appunto Montesano, gli dice, cioè, qui si fanno, abbiamo l'antimafia, l'antiparassitario, l'anti qualsiasi cosa, bisognerebbe, invece di fare cose anti, bisognerebbe farne qualcuna pro. E quindi invece di fare sempre solo a testa bassa l'anti, bisognerebbe fermarsi e farsi un sacco di domande e capire pure perché ci sono. Comprendere è difficile. Per non arrivare ai corsi e ricorsi storici, bisognerebbe farsi delle domande. Almeno io sono arrivata a questa conclusione. Per chiudere, se no poi mi dicono che magari sono fascista, ma non è vero, no, assolutamente.
la storia dell'architettura mi ha insegnato la storia, perché dico sempre che tramite lo studio della storia dell'architettura fatto bene si impara anche la storia. Chiuso. Era questo il discorso. Sì, sì. Tornando invece a te e passando alla parte un pochino più frivola, perché insomma, se no poi cioè, pensano... Cioè. Sì, sì, che un mattone stata... pensano una cosa che non è... Passando alla parte un pochino più frivola, invece ci sono anche due uomini. Perché, insomma, se no abbiamo parlato giustamente, però sono due comprimari. Per la prima volta abbiamo tutte protagoniste donna e i comprimari, cioè e gli uomini che non sono protagonisti. Quindi abbiamo comunque due belli, bei soggetti particolari, interessanti, quindi mi incuriosiva sapere... sì, uno è estremamente affascinante, però lo sbatteresti al muro perché insomma, vabbè, lasciamo perdere sempre in amicizia e l'altro che è quello più vicino praticamente a Sara, che la sostiene, perché insomma, diciamo anche che Sara anche lei va un po' contro le leggi, tra virgolette, perché vuole risolvere assolutamente il caso, perché in realtà il suo comandante gli dice di lasciar perdere, quindi invece lei, bella testona, si fa aiutare dall'altro personaggio maschile e intraprende questa strada di ricerca per avere una risposta degli omicidi, che secondo lei sono omicidi e secondo il suo comandante sono degli incidenti. Quindi come sono nati questi due personaggi particolari? Vabbè, si sa che anche le indagini devono sempre essere un po' ostacolate, no? Per essere proprio vissute fino in fondo. No, e diciamo che visto che ci sono tante declinazioni del femminile, no? C'è la donna sexy, c'è la donna più materna, c'è la donna bambina, c'è la, insomma, comunque donna trasgressiva. Ecco, mi piaceva presentare anche declinazioni diverse del maschile, perché anche il maschile a volte non è così rigoroso come potrebbe sembrare. E i due personaggi sono antitetici. Uno ovviamente le dice di lasciar perdere, che poi è Milos, che è il suo superiore proprio in scala gerarchica, anche perché lei sta tra l'altro in un settore dell'Interpol che si occupa di reati ambientali, quindi le dice questa analisi comunque sarebbe fuori dalla nostra portata, è un'analisi che non ha, diciamo, è un caso che non emerge dai dati in loro possesso, diciamo lui la prende per una fantasia, no? Per una, quasi una prova di una donna che si sta annoiando in questi uffici, non sa come passare il tempo, allora inizia a fantasticare, quindi lui respinge al mittente e poi è misogino e comunque è tanto affascinante quanto sempre in rotta con le donne che insomma la cui si tiene proprio a distanza, forse anche per la sua bellezza. Desmond, che invece è il collega di Sara, le dà più retta, anche se è un uomo comunque tormentato, che ha, ecco, un po' questo fascino canaglia che, devo dire, io trovo molto accattivante negli uomini, no? Perché chissà come mai nelle donne scatta sempre quel meccanismo, no? Io ti salverò, tra virgolette, quindi... Noi questi uomini li inseguiamo anche in situazioni abbastanza così estreme e lui sarà poi certo molto anche capace di aiutarla e ritroverà anche se stesso, perché aveva un po' messo da parte ciò che era anche a livello investigativo grazie, diciamo, a questa avventura condivisa. Ecco, mi piace far crescere i personaggi, anche in un libro credo che definire in un certo modo i personaggi sia importante, non solo per la credibilità e la coerenza che devono avere, ma anche per così, perché chi legge magari si affeziona e li vede crescere, li vede diventare nel corso, ecco, una storia, se è forte è capace di segnare il lettore, ma segna anche i personaggi che la vivono all'interno della narrazione. E quindi ci sarà, volente o nolente Milos, un cambiamento nei rapporti e quindi anche nel modo di viversi dei personaggi stessi. Vedi, è estremamente interessante, comunque c'è veramente un sacco di roba. Io sono felicissima di averlo letto, ringrazio anzi Mariana che fa sempre queste dirette eccezionali su Dal Covo della Ladra, lo dico perché insomma se lo merita, fa un gran lavoro soprattutto in questo momento di poi loro di apri e chiudi in continuazione, di rosso arancio, arancio rosso, cioè sta situazione peggio di quella di tutti gli altri, insomma, perché ecco, ricordiamocelo, che sono di nuovo in situazione rossa e nonostante, ecco, facciamo un appello, ecco, scusami, approfitto della tua
che poi voglio dire, è una diretta ma rimane online, quindi poi nei giorni seguenti altre persone la guardano. Ecco, io vorrei dire questo, anche il lettore in questo momento può fare molto, perché veramente l'uscita dei libri, cioè è stato un periodo traumatico questo. Da tutti i punti di vista, ovviamente, per la salute pubblica, per l'economia, per la nostra emotività. Però ecco, vorrei dire a tutte le persone che amano i libri di parlare, di continuare a parlare di libri, di cultura, di arte, di teatro e di dire agli altri, se avete visto in streaming, se avete letto, in qualsiasi modo l'abbiate fatto, se c'è un entusiasmo per qualcosa, di parlarne, perché purtroppo in questo momento credo che per gli artisti la sopravvivenza sia proprio legata al passaparola, al fatto di tenere viva una situazione che è molto critica, perché tu sai, insomma, il libro vive anche nel contatto diretto delle presentazioni, gli incontri con i lettori, poi tu ne hai curati tanti. Questo, togliendoci questo, ci hanno tolto proprio anche l'ossigeno, ecco, quindi è stato un trauma per la cultura, oltre che un trauma proprio storico, tutto quello che è successo. E quindi è giusto anche avere questa solidarietà. Penso in particolar modo, ecco, alcuni settori forse dove la situazione è stata forse peggiore. Pensiamo al cinema, cioè addirittura con i Il libri abbiamo teatro. comunque, teatro, cinema, hanno vissuto veramente un momento drammatico. Ecco, quindi Sì, no. sosteniamoli, eh. Guarda, io quello che abbiamo detto già altre volte, mi hanno ascoltato, insomma, chi è collegato di solito lo sa che dico questa cosa. Un periodo come questo, con una pandemia di questo livello, 15 anni fa saremmo morti a casa praticamente, sì, ci saremmo comprati magari libri. Ringraziamo invece il fatto, anche nel momento peggiore, di avere la possibilità di vederci almeno in streaming e di fare queste manifestazioni che possono divulgare, in cui io dico, signori, ricordatevi che è in libreria, cioè questo tranquillamente lo potete ordinare, prendere dal vostro libraio di fiducia. Perché poi, se no, sembra che io, ecco, il mio libraio di fiducia è qui a Frascati, però questo è arrivato da Milano, te lo dico, l'ho ordinato al covo. Ah, vedi, vedi, Lo grande posso soddisfazione. dire? Sì, Lo brava, però posso dire? questo è un altro problema, la distribuzione, ha risentito anche la distribuzione dei libri, Tutto perciò ha dico il passaparola, risentito. perché se non si va nella libreria, non si vede fisicamente il libro, è un problema, quello sì. Perché molto spesso riescono a vendere proprio grazie alle presentazioni, perché Sì. magari uno riesce ad avere il contatto con l'autore, ti piace l'autore, allora cominci a seguirlo. Mi è successo tantissime volte, perché Sì. per arrivare dove sono a fare le dirette per tutti è perché prima sono stata ovviamente dall'altra parte della barricata, no? Quindi a conoscere Sì. autori, a conoscere novità che non conoscevo, grazie appunto agli amici librai, assolutamente, o agli amici anche editori, perché dobbiamo rendere anche a loro, agli editori che comunque, nonostante tutto, si danno da fare. E quindi noi ringraziamo il fatto di poter fare le dirette, poter comunque continuare a divulgare, perché sennò veramente rimaniamo senza niente. Quindi, e perché così io ho scoperto che comunque sto raggiungendo persone in tutta Italia, cosa che prima magari facendo solo il Noir in Villa una volta all'anno in presenza, non è che mi può arrivare gente da tutta Italia, cioè non ho quella. Certo, Qualcosa, certo. qualcuno è arrivato, qualcuno l'ha fatto, ha preso treno ed è arrivato, ma non è la stessa cosa Non è la come, ecco, stessa per cosa, esempio, in questo momento so che c'è gente che non è di Roma, quindi è un po' dappertutto. Fortuna che abbiamo questo mezzo che arriva nelle case, fa anche un po' di compagnia, perché Sì. effettivamente stare Ci chiusi dà così a casa. una dimensione sociale che altrimenti abbiamo veramente perso. Sì, per carità, vogliamo tornare in presenza, ci vogliamo conoscere, ecco, tipo Luisa, speriamo insomma di conoscerci poi di persona, presto, però Capito là. ecco, no, quello lo faremo. Io vorrei tanto realizzare un grande evento in presenza con tutti quanti, ma sarà complicato. E farò quello che potrò, questo lo dico tutte le volte. Senti, no, ti volevo fare una domanda. Ecco, visto, ti leggo solo questo messaggio di Antonella, sempre Antonella Porena. Scusatemi, ma parlare tanto poi. Anche lo stile fatto di frasi brevi, capitoli titolati in modo. Ah, i capitoli, ecco la domanda che ti volevo fare. Sì.
Paradiso, inferno, paradiso, inferno, purgata, come le hai scelti i titoli? Perché quello poi a un certo punto mi sono resa conto che mi tornava sempre la stessa parola, quindi inferno, paradiso. Te sei accorta, diciamo. No, come dire, oddio, aspetta. E lì mi è scattata la curiosità di capire come escono fuori i titoli precisamente così. Perché vedi, io sono profondamente legata al simbolico, sono legata all'archetipo, e poi mi sono accorta, ho avuto un'illuminazione, però questo quando ho finito il libro, no, ho detto, ah, guarda, quest'anno Dante, no, l'anniversario, ho detto, guarda, è stata un'illuminazione, diciamo, a posteriori, no, era un po' anche per aiutare il lettore, così il lettore nel passaggio da una situazione temporale all'altra, magari attraverso il ritorno ossessivo, no, nel titolo di questi termini, focalizzava subito la situazione e i personaggi che avrebbe incontrato nel capitolo. E, ovviamente l'inferno è la situazione più drammatica, la situazione disperata. Il purgatorio è la zona grigia, c'è una possibilità. Il paradiso, come dice Sara all'inizio, non esiste perché lei non crede nel paradiso. Quindi è un'ipotesi di una ricerca non tanto della felicità. Probabilmente una donna così non crede neanche nella felicità, o se non altro non crede che noi esseri umani siamo nati per essere felici, non è quello il nostro scopo, però cerca, diciamo, di trovare un equilibrio. Ecco, quindi il purgatorio, forse il paradiso del presente, no, di questa situazione che vivono i personaggi nella contemporaneità, è un tentativo di assestarsi in una sorta di zona di comfort, ecco, non di felicità, non di serenità, perché anche per Desmond vedremo, forse sono parole ormai naufragate per sempre, però cercare, infatti vedi, io l'ultimo l'ho intitolato Sosta in paradiso, credo come la vera felicità dura veramente pochissimo a livello di durata ed è una sosta, un momento, perché la vita in sé è comunque difficile, non è facile affrontare tutte le problematiche del vivere odierno, oggi come in passato. Oggi magari abbiamo la fortuna di non vivere sotto un regime, però a volte abbiamo un regime mortificante, di conformismo, di carattere diverso. Ecco, anche noi adesso stiamo vivendo in una sorta di inferno. Io non riesco ad essere buonista, dico la verità. Io non sono quella che fa finire le storie, ah, vogliamoci bene, tutto bello, sarà tutto bellissimo, la vita è una grande avventura magica. No, io credo che la vita sia, come ha detto qualche autore più importante di me, sia originale, io penso sia anche difficile. Quindi la vita bisogna armarsi per affrontarla in un certo modo, è un combattimento continuo, anche se non si vuole essere guerrieri a tutti i costi. E questo è giusto, mi sembra onesto, anche per chi è in condizioni più difficili delle nostre, è giusto riconoscerlo. Io dico sempre, per esempio, alle mie studentesse, non considerate la vostra condizione femminile, perché voi comunque siete in un paese occidentale, avete delle possibilità anche di movimento, di studio, cioè quando considerate la donna, pensate alle donne che di questa condizione subiscono i condizionamenti peggiori. Ecco, questo è avere senso storico, realismo e penso anche generosità nei confronti del nostro prossimo, perché proiettare noi stessi o anche le nostre facilità, la nostra presunta felicità su tutto il mondo non ci fa rendere conto, secondo me, di che cos'è realmente la vita. E per alcune persone la vita è veramente una battaglia. In sostanza, tutti i miei personaggi affrontano battaglie: Sigrun una battaglia morale, Maria una battaglia intellettuale, Sara una battaglia con la propria identità. Però la vita dell'essere umano è questo, forse nel giorno in cui si smette di battagliare, si perde anche il senso dell'oltre, della vita stessa. Senti, bellissimo il personaggio della nonna, però non voglio dire niente, perché invece chi non l'ha letto se lo deve scoprire, perché secondo me Certo. lo hai tratteggiato in maniera eccezionale. Però ripeto, non ne parliamo perché se non hanno letto li voglio lasciare nella curiosità. Senti, tu quando ho fatto la diretta con Rosa Teruzzi, le hai fatto una domanda che adesso ti giro. Ah no, ma così. Questo è giocare sporco, si dice. Ho detto, ma facciamo un po' la cosa alla Marzullo, fatti una domanda e datti una risposta. Tu hai chiesto a Rosa,
Quali differenze cogli tra il noir scritto dagli uomini e quello narrato dalle donne? E io te la rigiro. Ma sai, quello da. Allora, io non credo, ripeto, io sono la prima che, come ti dicevo, non essendo buonista, sono abbastanza dura anche quando scrivo. Mi piace molto la prosa lirica, però non è che indulgo ai ricamini, ecco. Questo, diciamo, il noir è sempre un genere forte, a prescindere. Forse nelle donne c'è una maggiore attenzione ad alcune emozioni sotto traccia, alla sensorialità, per esempio. Ecco, io noto che, per esempio, nei romanzi scritti dalle donne c'è un'attenzione anche olfattiva verso i profumi, gli odori, il tatto. Ecco, forse una riscoperta di tutti i sensi che magari nello scrittore uomo è minore. Ecco, noto che gli scrittori di noir sono forse più visivi, sono anche più non violenti, però forse più icastici. Una donna cerca sempre, anche quando rappresenta il delitto violento, cerca sempre una mediazione, un'accettazione emotiva. Non so come dire, la gratuità forse di certe anche manifestazioni estreme nella scrittura femminile subiscono una forma di non opacizzazione, però ecco, forse vengono smussati gli angoli. È un po' così. Mi piace poi anche, mi piace tantissimo che ci siano tante detective, tante comunque investigatrici femminili che portano anche uno sguardo diverso nel modo di condurre le indagini, che forse proprio anche questa empatia verso, che certo avevano anche degli investigatori del passato, penso per esempio a Simenon. Simenon scriveva proprio di questa capacità anche, no? Empatica di entrare in relazione con gli altri. Per esempio, sono bellissimi secondo me gli interrogatori, perché un interrogatorio è comunque una sfida non solo intellettuale ma anche emotiva, no? Tra due personalità. E quindi ecco, forse questi aspetti nella scrittura femminile hanno una tipizzazione un po' più così interiore. Però ecco, non lo so, questa è una percezione, però sai, dipende anche dalle letture che faccio io, perché io sono molto, molto selettivo, quindi ormai c'ho le mie. No, mi viene in mente, vabbè, poi uno perché magari l'ho appena presentato, ma perché anche lo conosco a menadito, però invece Maurizio De Giovanni invece è quello che va sui sentimenti e quindi Infatti ti dicevo, ecco, quando poi invece lui. sei il femminile lui riesce a trattarlo benissimo. Quindi Hai poi visto? Gliel'ho detto anche l'altra volta. Lui ecco, lui ha una è un capacità grande innata. conoscitore del cuore femminile. E secondo me è anche una delle ragioni del suo successo, perché è molto, le lettrici si sentono molto capite, ecco, da questo Brava, scrittore. brava, hai ragione. Bravissima, hai detto una cosa sacrosanta. Guarda, abbiamo Wow, questo. grazie, grazie. Te l'ho lanciato così. Grazie, sì, è così come si dice, i fuochi d'artificio nel finale. Eh sì, ci voleva, dai, ce lo meritavamo tutte e due, Sì. assolutamente. No, ma è Però mi stato un piacere, guarda, sono parlare divertita con te è sempre un tantissimo. piacere. Grazie. Grazie, io faccio questa cosa perché mi diverto. Qui siamo Ecco. colleghe, cioè voglio dire, anche Yes. una condivisione di. Vabbè, io in picco, io dico sempre, non, cioè, io, no, io sono piccola piccola, cioè ci sto provando. In realtà sto incontrando adesso enormi difficoltà per portare la storia del mio personaggio al secondo capitolo, perché in realtà, come racconto sempre, il primo libro è nato in poche settimane perché non lo so, a me è arrivata una valanga nella testa e mi sono messa lì, cori, 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 scrivi, scrivi, scrivi. Quindi è nato per caso. E adesso invece riuscire a ricollegarlo e a ricollegare la nuova storia, a farla crescere soprattutto, perché ripeto, quello l'ho buttato lì come è venuto, è molto più complicato. Quindi adesso sto scoprendo veramente che cosa vuol dire e sto facendo una grandissima fatica. Però ho chiesto solo un po' più di tempo al mio dolcissimo editore e quindi lui me l'ha concesso e sì, chi vivrà vedrà, insomma, però prima o poi devo Molto tirarlo giù. comprensivo, molto comprensivo. È molto, molto buono. Al pubblico ve lo presenterò il 12 febbraio. Ci
Sarà una diretta con l'editore, ovviamente col mio editore, perché è più facile logicamente avere il benestare, ma ve lo voglio presentare perché è una persona meravigliosa. E quindi, mia cara, io sono felicissima di aver fatto questa diretta con te, sono felicissima di averti letto. Grazie. Perché, ripeto, quello che ho detto all'inizio, i noir non sono solo i libretti da leggersi sotto l'ombrellone senza nulla togliergli, come dico sempre, perché hanno anche loro, anche quelli hanno la loro dignità, però quando poi c'è una base storica di conoscenze che non abbiamo e che quindi ci hai trasmesso, no? Ora so una cosa nuova e viva, insomma, se mi dicono qualcosa di Brill non casco dalle nuvole, adesso so di che cosa stiamo parlando, e quindi grazie, perché il tuo impegno ci ha vedi che continuo. Monica Ferri. Grazie, un bellissimo complimento. Arrivano anche gli altri, guarda, cioè proprio ce n'hai quanti ne vuoi. Mi fa piacere che qualcuno è riuscito poi a seguire anche in diretta, perché mi arrivavano i messaggi, vedi, suonava il telefono, dicevano ma noi non riusciamo, non siamo iscritti, no? Cioè, so, è una settimana allora... che dico vi dovete iscrivere. Brava, perché se vi iscrivete durante la diretta, io sono in diretta, brava, non è che posso stare anche a controllare, che giustamente, per carità, è quello che è successo stasera. Te lo però dico, ti multitasking mentre sto facendo la diretta, quindi abbiate ma pazienza. Tu sai, noi italiani viviamo di improvvisazione, no? Cioè noi al momento alle 6 siamo lì che ci scriviamo, vogliamo vedere, fare tutto. Vi prego, fatelo sempre entro la mezz'ora prima, così io ho tutto il quadro definito. Vabbè, se lo rivedranno, come espiazione si rivedranno l'incontro. Vedono, perché il fatto è che sono da sola a fare tutto, certo, quanto, quindi logicamente... non ho uno staff alle spalle, quindi veramente sono multitasking, c'è poco da fare. Però è bello, perché è un'intervista poi che assume, no, un po' un tono casalingo, è anche calorosa, è più forse accattivante. Chi è che scrive? No, io non vedo i nomi di chi scrive. No, comunque, i nomi non ci sono, te lo dico io, ed è sempre Antonella Porena, che quindi ci mi ringrazia. Grazie a te. Ti fa assolutamente i complimenti. Antonella è una mia ormai... Ecco, allora vi prego, parlate di questo libro, aiutatemi, sì, perché con questa situazione veramente... Assolutamente, divulghiamolo, perché comunque è un libro di spessore, e i libri di spessore meritano di prendere la loro strada, insomma, non di rimanere... Anni per scriverlo, anni di lavoro. Ecco, brava, questa era la risposta pure che volevo, anni di lavoro, capì? Perché sì, per un libro del genere... Sì. Non possiamo scrivere, cioè non è proprio pensabile che un libro del genere se ne vada in pochi mesi, proprio no. Immaginavo, certo, che dietro ci fosse... dispendio di ricerca, di elaborazione, pianificazione, confronto, sì, certo. Sì, questo è il classico libro che non può avvenire così tanto per. Senti, chiudiamo invece piuttosto progetti altri progetti editoriali nella tua testa. Guarda, io per scaramanzia non ho. Tu sai che per scaramanzia gli scrittori non ne parlano, però sì, spero di continuare a pubblicare, tanto come ti dicevo prima nelle chiacchiere al latte che abbiamo fatto, io rimango sempre purtroppo legata al noir, al thriller, perché ormai vedo la realtà attraverso, è brutto dire attraverso il delitto, però mi serve per avere, no, l'ispirazione a creare degli universi nuovi. Vabbè, a noi ci piace, quindi insomma, se è a noir in villa, non è che l'abbiamo chiamata apposta. Siamo a casa. Grazie tantissimo sia a chi ci ha seguito questa sera e soprattutto a te per la bellissima ospitalità. Grazie davvero. È stato un piacere, ci siamo divertite e poi vedremo, insomma, di fare anche tante altre cose, quindi in presenza prima o poi ci arriveremo, dai. Assolutamente, certo. Va bene. Un abbraccio enorme, Luisa, grazie a te. Ciao. Ciao, grazie a tutti. Ciao.